Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e qui con me c'è Nenia. Ciao a tutti. Oggi riprendiamo il nostro discorso con i portatori dell'anello. Dove vogliamo partire? Allora, l'altra volta avevamo parlato in realtà più dei non portatori, in particolare della figura di Boromir, però anche un po' degli altri membri della Compagnia dell'Anello. Ti ricordi che comunque avevo sottolineato che anche se gli altri non manifestano un desiderio aperto per l'Anello, non è detto che non l'abbiano avuto. Sì, mi ricordo. E quindi avevamo fatto tutta questa riflessione qui per poi parlare appunto dell'esperienza di Boromir, che è l'unico che soccombe manifestamente al desiderio per l'anello. Ecco, sempre a proposito di Boromir, io volevo concludere il discorso facendo un paragone, ovviamente con la dovuta cautela, con altri due personaggi che possiamo classificare nel gruppo dei non portatori, e sono Faramir e Galadriel. Ok, va bene. Per prima cosa vorrei leggere una citazione dal Signore degli Anelli in cui Boromir parla. Siamo al consiglio di Elrond, nel bel mezzo della spiegazione della storia dell'anello e della pericolosità dell'anello, e anche del tradimento di Saruman. Gandalf ha appena raccontato quello che è successo e che Saruman li ha traditi. Ed ecco cosa dice Boromir: non capisco tutto ciò. Saruman è un traditore, ma non ebbe egli forse un barlume di saggezza? Perché parlate sempre di nascondere e distruggere? Cosa ci impedisce di pensare che il grande anello sia venuto nelle nostre mani per servirci proprio nell'ora del bisogno? Adoperandolo, i liberi signori dei liberi potrebbero sicuramente sconfiggere il nemico, ed è ciò che egli teme maggiormente, credo. Gli uomini di Gondor sono valorosi e non si arrenderanno mai, ma potrebbero subire una completa disfatta. Il valore ha bisogno innanzitutto di forza, quindi di un'arma. Che l'anello sia la vostra arma, se ha tutti i poteri che gli attribuite. Prendetelo e partite verso la vittoria. Quindi, come dicevo l'altra volta, già al consiglio Boromir dimostra un certo interessamento per l'anello ed è convinto che l'anello sia un'arma. Leggendo questa citazione ci rendiamo conto che in realtà non è poi così diversa dalle parole che lo stesso Boromir dirà poi a Frodo quando cercherà di prendergli l'anello. Diciamo che il pensiero di utilizzare l'anello è in qualche modo stato sempre nella mente di Boromir. Al consiglio si è convinto, almeno in parte, a lasciar perdere dopo che Elrond gli ha detto che l'anello non poteva essere utilizzato se non per il male. Però evidentemente non si è convinto del tutto e quindi ha continuato a coltivare quest'idea. Ed è interessante anche il passaggio di prospettiva che c'è, perché al consiglio ancora Boromir dice usiamolo, usatelo. Poi questo plurale diventa lo voglio io, lo vorrei usare io. Leggiamo quello che dice a Frodo. Gli uomini dal cuore sincero non si lascerebbero mai corrompere. Noi di Minas Tirith siamo rimasti fedeli attraverso anni e anni di sofferenze. Non bramiamo il potere del re di Angmar, ma solo la forza necessaria per difenderci, per difendere una giusta causa. Qui ancora parla al plurale. E meraviglia, nell'ora del bisogno il fato mette alla luce l'anello del potere. È un dono, ne sono convinto, un dono ai nemici di Mordor. È pura follia non adoperarlo, non adoperare il potere del nemico per lottare contro di lui. I temerari, gli spietati, sono costoro gli unici che potranno vincere. Che cosa non farebbe un guerriero in un'ora come questa, un grande capo? Che cosa non sarebbe capace di fare Aragorn? Oppure, se egli rifiuta, perché non Boromir? L'anello mi conferirebbe il potere del comando. Come caccerei via i nemici da Mordor? E allora tutti gli uomini si raggrupperebbero intorno alla mia bandiera. Boromir camminava in lungo e in largo, parlando sempre più concitato. Pareva quasi aver dimenticato Frodo, nell'esaltare muraglie e armi e il radunarsi degli uomini. Faceva progetti per grandi alleanze e gloriose vittorie future, e dopo aver distrutto Mordor, diveniva egli stesso un potente re.
saggio e benevolo. Quindi vediamo come noi, voi diventa io, come l'anello ti spinge anche all'egoismo. Ecco, per concludere il discorso su Boromir, volevo leggere queste citazioni perché mi sembrava che fossero incisive. Sì, concordo, anche perché ti mostra proprio appieno il fatto che Boromir era spinto a voler utilizzare l'anello principalmente per il bene del suo popolo. Sì, certamente, questo certamente, c'era sempre la motivazione patriottica di base, poi anche un desiderio di gloria personale, però senza alcun dubbio la prima cosa a cui pensava era il bene della sua città, del suo popolo. Molto bene, finito il discorso sul Boromir, direi che possiamo fare, ripeto con la dovuta cautela, un paragone con altri due personaggi, Galadriel e Faramir. Comincerei parlando di Faramir, visto che comunque è fratello di Boromir, anche per evidenziare un po' le differenze, e poi perché la situazione di Faramir è abbastanza difficile da comprendere. So che ci sono persone che dicono che Faramir è incorruttibile, che non è suscettibile al richiamo dell'anello. Secondo me non è esatto. Perché non è che Faramir è incorruttibile, Faramir è saggio e prudente ed è fortunato. È fortunato perché ha a che fare con l'anello relativamente per poco tempo. Non ci possiamo dimenticare questa cosa. Certo, ha mostrato maggiore saggezza e resistenza di Boromir, ma è anche vero che rispetto a Boromir è stato vicino all'anello per meno tempo. Non possiamo far finta che questo non conti nulla. E in ogni caso, anche se Faramir rifiuta di prendere l'anello, non penso che si possa parlare di incorruttibilità, perché, come ho detto anche l'altra volta, non esistono personaggi incorruttibili. L'unico caso veramente a parte è quello di Tom Bombadil, che rimarrà sempre un mistero come personaggio, rimarrà un mistero la sua origine e rimarrà un mistero perché l'anello non ha effetto su di lui. Ma è l'unico caso, potremmo dire che è l'eccezione che conferma la regola. Degli altri personaggi, in nessun caso mi sento di parlare di incorruttibilità e dico questo non per sminuire Faramir, che anzi ha preso una decisione molto molto difficile da prendere. Però è anche vero che non sappiamo cosa sarebbe successo a lungo andare se lui fosse stato esposto quanto Boromir al richiamo dell'anello. Non penso che avrebbe cercato di prenderlo a frodo con la forza, questo l'avevo già detto l'altra volta. Però in ogni caso sarebbe stato comunque, secondo me, più suscettibile al suo richiamo, anche perché la sua reazione nel momento in cui lui rifiuta l'anello non è così disinteressata, cioè non è che Faramir dice no, io questa cosa non la voglio, punto e basta. C'è, secondo me, da parte sua una presa di coscienza, per quanto si svolge tutto abbastanza rapidamente, di ciò che l'anello avrebbe potuto significare nelle sue mani, di ciò a cui avrebbe potuto portarlo se fosse stato nelle sue mani. Cioè, la reazione di Faramir quando rifiuta l'anello non mi sembra completamente diversa da quella di Galadriel, che tra un po' vedremo. Quando si tratta di Galadriel, noi parliamo espressamente di tentazione. Lo stesso Tolkien parla nelle sue lettere di tentazione di Galadriel, perché effettivamente in quel caso la cosa è molto, molto evidente, molto manifesta, tant'è che nella versione cinematografica questa cosa è stata ingigantita anche tramite l'effetto visivo, per mostrare che Galadriel effettivamente in quel momento quasi non è se stessa, tanto forte il desiderio per l'anello, no? Si rivela in tutta questa sua potenza, però sembra anche sotto una luce negativa in quel momento, no? E poi supera la prova. Quindi, al di là di quelli che possono essere gli effetti speciali del film, è ovvio che anche leggendo il libro, in quel passaggio tu capisci che Galadriel è stata tentata, mentre nel caso di Faramir la scena non è proprio così. Eppure io ho trovato delle somiglianze, quindi anche se forse è un po' esagerato parlare di tentazione di Faramir, credo che quantomeno il desiderio l'abbia sfiorato, anche solo per un attimo, anche solo quel tanto che bastava per chiedersi: potrei davvero prendere questa cosa, questo anello? Perché comunque non si può rifiutare se non si ha un minimo di consapevolezza. È chiaro che la consapevolezza di Galadriel è decisamente
maggiore di quella di Faramir. Galadriel sa dell'esistenza dell'unico anello da anni. Lei è in una prospettiva diversa, ecco perché ha avuto, diciamo, anche il tempo e la possibilità di maturare un vero e proprio desiderio verso l'anello. Mentre per Faramir non è lo stesso. Faramir di bello e bello scopre che questi due hobbit che ha trovato in Ithilien portano con sé questo oggetto pericoloso. Quindi per Faramir è tutto molto più rapido. Non c'è nessun desiderio di potere di lunga data in lui che quindi possa spingerlo a desiderare così tanto l'anello. Però quantomeno deve essersi domandato, secondo me, cosa sarebbe potuto succedere se l'anello fosse finito nelle sue mani. Quindi, ripeto, magari parlare di tentazione è esagerato, no, non parliamo di tentazione, però che Faramir sia stato completamente impermeabile all'anello, come se l'anello non gli avesse fatto il minimo effetto, ecco, questo non lo credo. Più che altro, secondo me, sembra, tra virgolette, impermeabile perché, a parer mio, Faramir si conosce molto di più rispetto a Boromir, ha una concezione più umile di se stesso, conosce i suoi limiti, che in quanto uomo posso essere tentato, sono fragile, non sono così tanto resistente da potermi permettere di utilizzare un'arma di quel genere, e se non sbaglio nel libro dice non lo voglio neanche vedere, e questo secondo me è anche perché sa che lui, se avesse visto, fosse stato tanto a lungo in contatto con l'anello, probabilmente avrebbe ceduto. E secondo me conosceva già un pochettino il potere dell'anello, perché se non sbaglio Denethor continuava a dire che Faramir era il pupillo di Gandalf, e quindi probabilmente Gandalf, quando era andato a Minas Tirith a informarsi sull'anello che aveva Bilbo, probabilmente gli avrà raccontato qualcosa riguardo l'anello, e quindi Faramir, una volta trovatosi l'anello e Frodo, sapeva già dirsi: forse è meglio che ne resto fuori, so che non posso vincerlo, so che non posso permettermi un tale potere, quindi preferisco mantenermi distante e più lontano possibile da questo oggetto, piuttosto che creare casini, piuttosto che subire il suo fascino, e quindi sto alla larga, lascio ai più saggi fare il loro compito. Sì, sì, hai fatto delle osservazioni molto interessanti, sei proprio andata sul punto, secondo me, perché innanzitutto la questione del contatto visivo. Come hai detto bene, Faramir rifiuta proprio di guardarlo l'anello, non lo vuole neanche vedere. Questo suggerisce che avesse davvero un reale timore di quello che poteva succedergli se anche solo lo guardava. E da qui si vede, secondo me, la prudenza di Faramir, perché Faramir è un uomo molto prudente, e questo si vede non solo in questa occasione, ma anche nel resto del tempo in cui, diciamo, è sulla scena. Quindi sicuramente sulla questione di Faramir che rifiuta proprio di vedere l'anello hai fatto un punto importante. E poi anche la questione che dicevi del rapporto, diciamo così, di Faramir con Gandalf, il fatto che Faramir avesse preso Gandalf a modello e quindi imparasse da lui molte cose. Anche questo aspetto dobbiamo tenerlo presente, perché effettivamente, anche se Faramir non sapeva esattamente quali fossero le potenzialità dell'anello, non lo conosceva, ripeto, così bene come poteva conoscerlo Galadriel, ma comunque un'idea di pericolosità dell'oggetto sicuramente già l'aveva, e l'aveva ancor prima di sapere che Frodo aveva l'anello, perché inizialmente, se ti ricordi, durante l'interrogatorio che Faramir fa a Frodo, non si parla dell'anello, però si parla del flagello di Isildur, che è il nome con cui l'anello era conosciuto un tempo, quando poi Isildur è morto. Stiamo parlando di
tanti, tanti, tanti anni prima, all'epoca sicuramente non si sapeva neanche bene cosa fosse questo flagello di Isildur, pochissime persone lo potevano sapere. E vediamo che a un certo punto, parlando di questo flagello di Isildur, Faramir dice a Frodo: che cosa sia in realtà tale oggetto ancora non saprei dire, ma deve trattarsi di qualcosa di assai potente e periglioso. Un'arma crudele, forse, escogitata dall'oscuro signore. Vedi che effettivamente sì, Faramir non ha naturalmente una conoscenza completa del problema, ancora neanche sa effettivamente che Frodo porta l'anello, non ha collegato i fili, tra virgolette, però già teme questo oggetto e già pensa di doversene guardare. Quindi qua, per l'appunto, vediamo la sua prudenza e anche il discorso che hai fatto sulla conoscenza dei suoi limiti. Ecco, questa forse è la cosa che maggiormente distingue Faramir da Boromir. Perché Boromir, sai, magari essendo anche il primogenito, essendo così dedito alle armi e così impulsivo, anche Faramir lo dice che Boromir ha questo carattere anche spericolato, magari non aveva tanta coscienza di quelli che erano i suoi limiti. E invece Faramir sì, perché Faramir, come secondogenito, figlio minore, quello che sta un po' più nell'ombra, quello che entra di più in contrasto col padre, allora conosce meglio se stesso, la sua posizione, e si sa in un certo senso comportare meglio o comunque in maniera più saggia di fronte al pericolo. Bravo Faramir. Infatti mi dispiace che nel film non abbiamo avuto tanta occasione di vedere questa cosa, però questo è un altro discorso. Lasciamo quella parte a un altro momento. Sì. Ok, se per te va bene, adesso vorrei parlare un attimino di Galadriel e leggere la citazione della sua tentazione, così eventualmente facciamo un confronto anche con Faramir e con Boromir. Ok, va bene. Galadriel dice a Frodo: «Non nego che il mio cuore ha a lungo desiderato chiederti quel che ora mi offri. Per molti e molti anni ho ponderato ciò che avrei fatto se il grande anello fosse venuto nelle mie mani. E meraviglia, esso si trova ora a portata di mano. Il male creato tanto tempo addietro avanza in mille modi, sia che Sauron resista, sia che egli crolli. Non sarebbe forse stata una nobile impresa da accreditare a codesto anello se l'avessi tolto al mio ospite con la forza o col timore? E ora infine giunge a me. Tu mi daresti l'anello di tua iniziativa. Al posto dell'oscuro signore vuoi mettere una regina. E io non sarò oscura, ma bella e terribile come la mattina e la notte, splendida come il mare e il sole e la neve sulla montagna, temuta come i fulmini e la tempesta, più forte delle fondamenta della terra. Tutti mi ameranno, disperandosi. Levò in alto una mano e l'anello che portava irradiò una gran luce che illuminava solo lei, lasciando tutto il resto al buio. In piedi innanzi a Frodo pareva adesso immensamente alta e il fascino della sua bellezza era insostenibile. Ma poi lasciò ricadere il braccio e la luce scomparve e improvvisamente rise e si rimpicciolì. Tornò a essere un'esile donna elfica, vestita di semplice bianco, dalla dolce voce morbida e triste. «Ho superato la prova», disse. «Perderò i miei poteri e me ne andrò all'ovest e rimarrò Galadriel». Nella prima parte, questo passaggio mi ricorda abbastanza la scena con Boromir. Quando Galadriel comincia, diciamo, a ponderare l'idea di prendere l'anello e descrive se stessa come sarebbe se avesse l'anello. Questa scena mi ricorda un po' quella di Boromir, perché anche Boromir l'abbiamo sentito, dice: l'anello mi conferirebbe il potere del comando, caccerei via i nemici da Mordor. Vedo una somiglianza tra le due scene, anche perché, come dicevo, Galadriel e Boromir sono accomunati dal desiderio verso l'anello. Entrambi hanno desiderato l'anello per un po' di tempo. Boromir per il periodo in cui ha viaggiato con la compagnia, e Galadriel l'ha desiderato addirittura per anni e anni.
Lei stessa lo dice a Frodo. Quindi entrambi sono accomunati da questo desiderio verso l'anello. La differenza poi è nel finale, perché nel finale Boromir aggredisce Frodo, cerca di prendergli l'anello, invece Galadriel resiste, rifiuta. E poi dice chiaramente di aver superato la prova. E in questa parte finale, in cui Galadriel dice di aver superato la prova, è proprio la sua reazione, se vogliamo anche fisicamente, questo fatto che lei sembri in un certo qual modo rimpicciolirsi e addirittura faccia questa risata, no? Per lei ormai quell'idea di avere tutto quel potere, di avere l'anello, è superata, l'ha superata definitivamente in quel momento. Ma lei, secondo me, già in precedenza aveva capito che prendere l'anello non era la cosa giusta. Era una cosa che aveva capito già da tempo. E questa è stata la sua occasione per dimostrare la fermezza della sua decisione e la sua comprensione del male dell'anello con conseguente rifiuto. E quindi questa sua risata, questo fatto che lei improvvisamente sembra rimpicciolirsi e, tra virgolette, tornare come prima, è qui che mi ricorda la scena del rifiuto di Faramir. Leggiamo adesso quella. Qui Sam ha appena rivelato incautamente che Frodo portava l'anello, perché se ricordate nel libro è così che avvengono le cose. Durante l'interrogatorio Frodo cerca di non tradirsi e quindi non viene mai fuori che lui ha con sé l'anello di Sauron. È una cosa che Sam per sbaglio si lascia sfuggire in un secondo momento e quindi è lì che Faramir capisce finalmente la verità. E dunque codesta la risposta a tutti gli enigmi, l'unico anello che tutti pensavano scomparso dal mondo. E Boromir tentò di impadronirsene con la forza. E voi scappaste e correndo, correndo, cadete fra le mie mani. E qui, in mezzo a contrade sperdute, eccomi con due mezzuomini e una schiera di uomini ai miei ordini e l'anello degli anelli. Un bel colpo di fortuna, una buona occasione per Faramir, capitano di Gondor, dimostrare la propria virtù. Ah! Si alzò in piedi, altissimo e severo, e gli occhi gli brillavano. Frodo e Sam saltarono giù dai loro sgabelli, piantandosi fianco a fianco con le spalle al muro e cercando di impugnare la spada. Vi fu silenzio. Tutti gli uomini tacquero nella caverna e li guardarono stupefatti. Ma Faramir tornò a sedere con un riso sommesso e poi improvvisamente il suo volto divenne di nuovo grave. Ahimè, povero Boromir, fu una dura prova, disse. Come avete accresciuto la mia pena, voi due, strani viandanti di un remoto paese, portatori del pericolo degli uomini. Questi, però, voi non li sapete ancora valutare con giustizia. Siamo gente sincera, noi uomini di Gondor. Le rare volte che ci vantiamo, facciamo di tutto per dare una dimostrazione, o moriamo nel tentativo. Io non mi impadronirei di quell'oggetto, anche se lo trovassi lungo la strada, dissi qualche tempo fa. Pur se fossi uomo da desiderarlo, e benché allora non sapessi precisamente di che cosa stessi parlando, considererei tuttavia quelle parole una promessa vincolante. Ma non sono quel genere d'uomo, o forse sono abbastanza saggio per sapere che ci sono pericoli dai quali un uomo deve fuggire. Ecco, qui vediamo che lui si alza e quando si alza sembra altissimo, gli imbrillano gli occhi. Poi torna a sedersi e fa questo riso sommesso. Ecco, questa scena, questo passaggio in particolare, mi sembra somigliante alla reazione di Galadriel. Tu che ne dici? Sì, anche mentre stavi leggendo, appena hai detto si alza, ho detto è uguale, è uguale. Vedi, quindi non sono l'unica a notare la somiglianza delle due scene. Per questo ti dico che anche se effettivamente il caso di Faramir è una situazione un po' diversa, quindi parlare di tentazione sembra esagerato, però comunque non si può dire che sia stato completamente freddo, completamente impermeabile di fronte alla situazione. E soprattutto lui aveva paura dell'anello.
Esatto. Quindi, più che essere messo direttamente alla prova, quindi rischiare, magari vedendolo, guardandolo l'anello, ho preferito proprio, come dicevi tu, non vederlo. Esatto, che poi il fatto di vederli ingigantiti, più grandi rispetto al normale, è proprio l'influenza dell'anello che ti ingigantisce l'ego e ti fa sembrare molto più grande e possente rispetto a quello che sei. E ho notato anche la somiglianza con Galadriel per il fatto che lei alla fine rinuncia e ride, e la stessa cosa diciamo che fa anche Faramir, che rinuncia e sorride per poi tornare normale. E tra l'altro entrambi utilizzano un termine. Galadriel dice ho superato la prova e Faramir più avanti, quando dice, chiarisce proprio di non voler vedere l'anello e nemmeno toccarlo, parla anche lui di prova, anche se in senso più indiretto. Galadriel lo dice proprio direttamente ho superato la prova, quindi parla di se stessa e di ciò che è effettivamente accaduto. Faramir invece dice non desidero vederlo, né toccarlo, né sapere altro su di esso. Quel che già so è più che sufficiente. E non voglio che il pericolo mi tenda un agguato, rivelandomi alla prova più debole di Frodo, figlio di Drogo. Quindi anche Faramir usa questa parola, prova. Forse potremmo sintetizzare dicendo che Galadriel ha effettivamente affrontato la prova in tutta la sua difficoltà, perché comunque lei l'anello l'ha visto, lo desiderava da molto tempo e Frodo gliel'ha addirittura offerto. Quindi è una grandissima prova quella che supera Galadriel. La prova di Faramir è una prova, diciamo, più a misura d'uomo, meno difficile, non è la piena prova. Non sappiamo cosa sarebbe successo se appunto Faramir si fosse trovato in una situazione come quella di Galadriel, con un desiderio di lunga data e con Frodo che addirittura gli offriva l'anello. Però intanto anche lui ha dovuto fronteggiare una situazione non facile e quindi la sua prova, diciamo, su scala minore, l'ha superata anche lui. Brava, pieni voti. Che poi secondo me Galadriel più Elrond, secondo me, perché comunque non si può dire che anche Elrond non abbia subito il fascino dell'anello quando era al consiglio. O comunque, dato che ce l'aveva proprio sotto casa, dico, magari l'anello lo posso prendere. Secondo me, però, gli elfi, così come Galadriel e quindi anche Elrond, sono molto più consapevoli delle loro potenzialità, molto più consapevoli di loro stessi. Quindi ritorniamo anche al discorso che ha fatto con Faramir, che conosce i suoi limiti. Ma secondo me è anche dato dal fatto che gli elfi conoscono il loro destino, sono consapevoli del fatto che comunque l'era degli elfi sta giungendo al termine. È quasi inutile prendere l'anello, adoperare l'anello per cercare di tenere in vita qualcosa che è già destinato a scomparire. Quindi, secondo me, per questo Elrond a suo tempo, se ha avuto modo di essere tentato, non ci è cascato perché sa che comunque sarebbe andato al di là del mare, quello era il suo destino, e ha detto è inutile che prova a prendere un oggetto simile. E la stessa cosa, secondo me, anche Galadriel sarà stata spinta dal fatto di volere l'anello per poter mantenere bellissimo il suo reame, per poter mantenere la terra di mezzo tutta incontaminata, tutta prospera, però allo stesso tempo sapeva che comunque la sua era stava per terminare e che quindi sarebbe stato inutile prendere l'anello e compiere un atto del genere. Sì, infatti secondo me sia Galadriel che Elrond riescono a resistere all'anello proprio per questa loro maggiore consapevolezza, ma proprio una consapevolezza generale, non solo per quanto riguarda se stessi, ma anche per quanto riguarda Sauron. Loro ormai hanno capito che Sauron è diventato malvagio, perché se ti ricordi, Sauron inizialmente non era malvagio, ma loro dopo averlo, diciamo, conosciuto, dopo aver capito di che cosa è capace per ottenere il potere, ormai sanno
che quello che ha fatto e che quindi anche l'anello stesso, che è una sua creazione, è male. E quindi capiscono che non c'è modo di trasformare l'anello in qualcosa di benigno, perché l'anello, qualsiasi cosa, anche i propositi più positivi e limpidi di questo mondo, li volge verso il male. Loro, secondo me, più di tutti, insieme anche a Gandalf, per esempio, hanno questa consapevolezza di quanto sia grande il male seminato da Sauron. E quindi si può dire che non vogliono avere più nulla a che fare con lui e con i suoi artefatti, soprattutto considerando il fatto che l'anello è stato forgiato da Sauron dopo aver ingannato dei fabbri elfici. Elrond e Galadriel hanno visto come Sauron ha ingannato questi elfi e in un certo senso ha ingannato anche loro. E quindi adesso non potremmo dire non si vogliono più far ingannare. Hanno capito che Sauron è il male e quindi non vogliono piegarsi a lui in nessuna maniera. Esatto. E un'ultima cosa che volevo dire a questo proposito è che effettivamente, secondo me, tra i due, Elrond era anche quello che proprio per carattere, per indole, era meno incline alla dominazione. Perché Galadriel, secondo me, ha questo carattere anche un po' più autoritario. Lei aveva, secondo me, un rapporto con il potere un po' più complesso. Elrond, a un certo punto della sua vita si è, tra virgolette, accontentato di rimanere a Gran Burrone, che in fondo non è un luogo d'azione, ma di riflessione, come dice lo stesso professore in una sua lettera. Gran Burrone serve per ristorarsi, serve per farci una sosta lungo la strada, per stare tranquilli, per studiare le antiche tradizioni. Elrond è senza dubbio potente, molto potente, però, tra virgolette, si accontenta di stare in questa valle nascosta e vediamo che comunque non fa pesare il suo potere agli altri. Elrond è più un maestro di saggezza. Galadriel, invece, è vero che anche Lothlórien è un reame nascosto in un certo senso, però lei, secondo me, aveva ambizioni più elevate, perlomeno all'inizio, e quindi nel suo caso vedo più un processo di consapevolezza che ha richiesto parecchio tempo. Credo che Elrond, in altre parole, sia stato capace di dire no prima di lei, mentre lei, invece, aveva più grandi sogni di potere, di ambizione, e quindi questo suo no, questa sua rinuncia è stata anche un pochino, mi permetto di dire, più sofferta. Sì, anche perché comunque venendo da Valinor, avendo già visto le Terre Immortali, probabilmente con l'anello pensava all'inizio di poter costruire sulla Terra di Mezzo una piccola Valinor, però poi con la consapevolezza di poi ha passato la prova come ha ammesso lei stessa. Sì, infatti io non sono neanche sicura che se si fosse trovata di fronte all'eventualità di impadronirsi dell'anello un po' di tempo prima, chissà, forse non sarebbe stata così netta nel suo rifiuto, forse non sarebbe stata nemmeno capace di rifiutare. Chissà se le avessero proposto di prendere l'anello all'inizio della terza era, per esempio. Non sappiamo se avrebbe avuto effettivamente la forza di rifiutare. Quindi, da questo punto di vista, gli elfi, se vogliamo, sono anche un po' più fortunati, perché comunque rispetto agli uomini hanno questo vantaggio che possono arrivare ad una saggezza molto molto maggiore, considerato che vivono molto molto più a lungo. Ecco, quindi Faramir e Boromir, diciamo che hanno fatto quello che hanno potuto con il tempo e la conoscenza che è stato loro permesso di avere. Poi certamente noi lodiamo maggiormente l'atteggiamento di Faramir, il comportamento di Faramir, però, come ho detto anche l'altra volta, non dobbiamo essere troppo duri con Boromir per quello che è successo. Per concludere questo discorso, così finiamo anche con i non portatori, perché abbiamo parlato di tutti quei personaggi di cui avevo preannunciato che avremmo parlato, vorrei leggere un estratto di una lettera di Tolkien, la 246. In questa lettera, tra le molte altre cose, perché è una lettera molto lunga e ricca di contenuti interessanti, comunque tra le molte altre cose parla
dell'eventualità per altri personaggi che non fossero Sauron, quindi il Signore dell'Anello originario, dell'eventualità per altri personaggi di prenderne il posto, quindi di diventare Signore dell'Anello. E che cosa dice? Innanzitutto ci informa ancora una volta, giusto secondo me, per puntualizzarlo in modo che non si scampi e che sia chiarissimo, che l'anello è di Sauron e quindi come tale è sottoposto alla sua volontà. E poi ci dice, anche a distanza, egli aveva un effetto su di esso, facendolo operare in modo che tornasse da lui. Alla sua presenza, nessuno, se non pochissimi della stessa statura, avrebbero potuto sperare di impedirgli di prenderlo. Fra i mortali nessuno, nemmeno Aragorn. Nel confronto con il Palantir, Aragorn era il legittimo possessore. Inoltre, il confronto si era svolto a distanza e in un racconto che permette l'incarnazione di grandi spiriti in una forma fisica e suscettibile di essere distrutta, il loro potere deve essere molto maggiore quando essi siano effettivamente presenti in modo fisico. Ci si deve immaginare Sauron come assolutamente terrificante. La forma che assumeva era quella di un uomo di statura più che umana, ma non gigantesco. Nelle sue prime incarnazioni era in grado di nascondere il proprio potere, come faceva Gandalf, e poteva apparire come un'autorevole figura di grande forza e dotato di una condotta e di una compostezza supremamente regali. Degli altri, solo Gandalf avrebbe potuto vincerlo, poiché era un emissario delle potenze e una creatura dello stesso ordine, uno spirito immortale che aveva assunto forma fisica. Nello specchio di Galadriel sembra che Galadriel si considerasse capace di adoperare l'anello e sostituire l'oscuro signore. Se fosse così, lo stesso varrebbe anche per gli altri custodi dei tre, specialmente Elrond. Ma questo è un altro discorso. Era parte dell'inganno fondamentale dell'anello riempire la mente con fantasie di potere supremo. Ma questo i grandi lo avevano ben considerato e rifiutato, come si vede dalle parole di Elrond durante il consiglio. Il rifiuto della tentazione da parte di Galadriel si basava su considerazioni e propositi precedenti. In ogni caso, Elrond o Galadriel avrebbero continuato la politica attualmente adottata da Sauron. Avrebbero costruito un impero con grandi generali assolutamente asserviti ed eserciti e macchine da guerra, fino a poter sfidare Sauron e a distruggerlo con la forza. Un confronto con Sauron da soli, senza aiuto, uno contro uno, non sarebbe stato contemplato. Possiamo immaginare una scena in cui Gandalf, diciamo, si trovasse in una situazione del genere. Sarebbe stato un equilibrio delicato. Da un lato l'autentica fedeltà dell'anello a Sauron, dall'altro una forza superiore, perché Sauron non ne sarebbe stato effettivamente in possesso, e forse anche perché sarebbe stato indebolito da anni di corruzione e dal dispendio di volontà per dominare i sottoposti. Se Gandalf avesse vinto, il risultato per Sauron sarebbe stato uguale alla distruzione dell'anello. Per lui sarebbe stato come distrutto, perso per sempre. Ma l'anello, con tutte le sue opere, avrebbe continuato a esistere. Sarebbe stato esso il padrone, alla fine. Ecco, era una citazione lunga, però secondo me andava letta proprio perché così abbiamo la situazione chiara al 100%. Capiamo così, anche se secondo me avremmo potuto capirlo anche dalla lettura dei testi, non solo però del Signore degli Anelli, ma anche del Silmarillion, che ci fornisce, diciamo, tutto il background necessario per conoscere le figure di Sauron e di Gandalf e anche di Elrond e di Galadriel. Ad ogni modo, in questa lettera viene messo in parole così chiare, quindi penso che la cosa migliore sia stata leggerla e leggere tutto questo pezzo proprio perché così non ci sono dubbi, ecco. Vediamo quindi, innanzitutto, rimarcata l'assoluta potenza di Sauron e la fedeltà dell'anello a lui che è il suo creatore, in fondo. E poi ci dice Tolkien, l'unico veramente all'altezza di Sauron in un confronto faccia a faccia era Gandalf. E Elrond e Galadriel, in quanto custodi di anelli elfici, erano estremamente potenti, però non avrebbero pensato, anche se si fossero impadroniti dell'anello, di attaccare Sauron faccia a faccia, ma avrebbero preferito cercare di
distruggerlo da lontano. Quindi, dice Tolkien, si sarebbero creati un esercito e avrebbero cercato di sconfiggere quindi le armate di Mordor, immagino, e di mettere Sauron infine con le spalle al muro. Quindi non l'avrebbero affrontato personalmente. Ecco, secondo me questa è una puntualizzazione interessante, perché comunque, per quanto Sauron alla fine nel Signore degli Anelli sia una presenza che sta molto sullo sfondo, cioè ne intuiamo la potenza, però nei fatti non lo vediamo neanche comparire sulla scena. Però nonostante questo, queste parole mi danno la conferma di quanto effettivamente Sauron fosse potente anche nella sua decadenza, perché comunque lui dopo un certo tot di anni aveva cominciato anche a indebolirsi, sia per via della separazione dall'anello, che comunque era un pezzo di se stesso, quindi essendo separato da quello che sì, fondamentalmente una parte della sua anima in cui lui ha trasfuso gran parte del suo potere, Sauron si era indebolito. Eppure, anche indebolito com'era, è riuscito a radunare sotto la sua volontà tutti quegli eserciti. Ecco, già questo ci dovrebbe far pensare. Quindi Sauron era veramente in possesso di un grande, grande potere. Tant'è vero che per l'appunto solo qualcuno come lui, solo un Maia come lui, avrebbe potuto pensare di affrontarlo. Elrond e Galadriel, per quanto potenti anche loro, per l'appunto avrebbero puntato di più sulla strategia, non sarebbero riusciti ad affrontarlo personalmente. Al tempo stesso ci dice Tolkien che l'anello riempie proprio la mente delle persone con queste fantasie di dominio, la megalomania di cui parlavo l'altra volta quando ho fatto quel piccolo elenco con le conseguenze che causa l'anello, gli effetti che l'anello causa sui portatori e sui non portatori. Avevo effettivamente citato, se ti ricordi, la megalomania, e in questo senso più si è potenti e peggio è, perché più si è potenti e più è facile avere desiderio di potere, che viene quindi ingigantito dall'anello, anche perché, come si suol dire, più si ha e più si vuole. Vero, purtroppo è vero. Quindi forse l'unico modo per riuscire a resistere meglio a questo richiamo dell'anello è cercare di conoscere i propri limiti ed essere abbastanza umili da rifiutare la tentazione di un potere così grande. Vero, come Faramir e Galadriel ci insegnano. Esatto. Vero, e diciamo che anche se sei tentato, però, come ripeto molto spesso, non è detto che tu non possa comunque redimerti in qualche modo, o comunque tu non possa rimediare, così come ci mostra Galadriel. Puoi essere tentato, però se ti conosci abbastanza bene e sei pronto ad accettare il fatto che sei umile, che una roba del genere non fa per te, puoi sempre rimediare alla minima tentazione che hai avuto. Quindi sì, certo, c'è sempre la possibilità di una redenzione, come no, ce lo dimostra anche Boromir, per quanto la sua sia una situazione tragica perché finisce per morire, quindi parliamo di una cosa estrema, però se non altro in questa sua ultima battaglia, in questa sua decisione alla fine di combattere per cercare di proteggere Merry e Pipino, lui si riscatta. Quindi anche nella tragedia della morte possiamo, se non altro, consolarci sapendo che ha trovato la sua redenzione. Riposa in pace, Boromir. Sì. Sì, è vero, povero Boromir, davvero, la sua è una grande tragedia, se ci pensi, Mm-hmm. Vabbè, quindi per oggi abbiamo finito, Nenio? Sì, per oggi è tutto, abbiamo finito con i non portatori, la prossima volta cominciamo con i portatori. Non vedo l'ora. Anch'io, perché poi il discorso sui portatori, riprenderemo anche la lista sugli effetti dell'anello e forse riprenderemo anche alcuni passaggi del libro di Tom Shippey, quindi sarà una bella esplorazione da fare. Molto interessante, mi piace. Quindi per oggi è tutto. Grazie Nenni di essere stata qui con noi. Grazie a te e a tutti quanti quelli che ci ascolteranno come sempre. E quindi Mellon, se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata.